8 marzo, giornata di lotta, siamo qui a via 20 settembre davanti al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Piove, ma come potete vedere alle mie spalle, gli ombrelli fucsia sono il simbolo di questa giornata. Ero precaria da 12 anni nell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. Proprio durante la pandemia siamo stati lasciati a casa. Un ente che in questo momento particolare dovrebbe garantire il supporto al Ministero della Salute e a quanto pare può fare a meno di 70 persone. Più siamo, più lottiamo, più cercheremo di conquistare quello che ancora non abbiamo. Fondamentali i fondi europei del Recovery Plan per la parità di genere, perché l'8 marzo è un punto di partenza. La zona fucsia non è un momento isolato nel calendario dell'anno, ma è una pratica quotidiana. Nelle piazze ci saremo sempre e ci torniamo a partire da domani, ecco. E un gomitolo fucsia si srotola in un filo che tiene insieme i cartelloni e i canti delle donne.